Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista qui a Isernia, a sostegno di Sara Ferri. C'è bisogno del comunismo vero? Che c'è bisogno di un'alternativa anche a Isernia e c'è bisogno di una sinistra che non sia trasformista, che faccia la sinistra e soprattutto di una sinistra che sia legata al volontariato, all'associazionismo, alla parte della città che tutti i giorni e non solo durante la campagna elettorale prova a fare il bene comune. Presente in piazza anche il banchetto per dire no alla riforma costituzionale. Cosa si sente di dire dal palchetto di Isernia a Matteo Renzi? Che Renzi la dovrebbe smettere di attuare le politiche di Berlusconi, perché Renzi questo sta facendo. L'unica vera differenza tra Renzi e Berlusconi è la quantità di capelli che ci hanno in testa. E quindi noi giustamente raccogliamo le firme per il no e invitiamo il popolo italiano a dire di no alla manomissione della Costituzione. C'è molta gente che è morta per quella Costituzione. Adesso non è che perché le banche vogliono cambiare la Costituzione che bisogna dire signor sì, e quindi noi invitiamo a votare no. Simone Ogionni, coordinatore nazionale dei giovani comunisti ad Isernia, questa sera insieme a Paolo Ferrero per sostenere la candidatura di Sara Ferri al comune di Isernia. Le sue motivazioni. È così, Sara Ferri a Isernia rappresenta la sinistra. C'è una sinistra che si dice sinistra e fa politiche di destra e poi c'è una sinistra che si dice sinistra e fa la sinistra. Lo fa nei valori che esprime, nella capacità di stare tutti i giorni dentro la città, la società, le sue sofferenze e anche le sue passioni. E c'è questa sinistra che contemporaneamente ha anche un programma concretamente di sinistra, che vuol dire lavoro, solidarietà sociale, a difesa dei diritti. Io penso che la politica sia una questione di sguardi. Si può guardare alla città con gli occhi degli speculatori, dei grandi affaristi, e si può guardare la città con gli occhi dei lavoratori, dei pensionati, dei disabili, delle persone che soffrono e che non riescono ad arrivare a fine mese. Sara Ferri è tutto questo, è la certezza e la garanzia che a Isernia può esistere un'amministrazione di sinistra che fa gli interessi delle persone comuni. Sinistra italiana e SEL, quale futuro ha questa nuova formazione politica in netta contrapposizione con il PD? Noi vogliamo costruire un partito popolare radicato, radicale nei contenuti, che abbia una capacità di governo, perché non c'è sufficiente in qualche modo criticare le politiche di destra del governo Renzi, ma vogliamo noi per primi cimentarci con una possibilità di cambiare questo paese, e lo facciamo dicendo chiaramente no a queste controriforme che il Partito Democratico e Renzi stanno proponendo. Io penso che la controriforma della Costituzione sia quanto di peggio si potesse pensare, una controriforma che toglie potere ai cittadini, che toglie potere alla politica e al Parlamento, e la dà nelle mani del capo del governo, Presidente del Consiglio, Presidente e Segretario del Partito Democratico, insomma tutto quello che non si dovrebbe fare Matteo Renzi lo fa, e per questo io penso che ci sia bisogno nel Paese di una sinistra forte, e sinistra italiana è questo tentativo di costruire finalmente un partito popolare radicato, forte, credibile, anche autorevole, che ridia in qualche modo voce a chi oggi la voce non ce l'ha, non ce l'ha appunto proprio a causa delle politiche di destra di questo governo. Sara Ferri, tra Paolo Ferrero e Simone Ogionni, come sta andando la campagna elettorale? Cosa sente di poter dare alla città di Isernia? È una campagna elettorale all'insegna della condivisione, una caratteristica che ci rappresenta molto bene, perché il nostro è un progetto che parte dal basso, un progetto costruito con i volti delle persone che attivamente operano nella città per i beni comuni, nel sociale, in ambito culturale, volendo dare alla nostra città, alla nostra comunità, gli strumenti per uno sviluppo possibile, uno sviluppo che parta proprio dalla voce degli ultimi, appunto da chi vede violati i suoi diritti anche nel 2016, parte dall'esigenza di dare un cambiamento reale a questo territorio, e lo fanno, i protagonisti sono proprio i cittadini, chi vive le necessità, chi vive i bisogni, perché sono parte integrante della nostra lista. È una lista, è un progetto che non è nato da poche settimane, non è nato in campagna elettorale, ma è un progetto che vede la presenza di persone attive e concrete, di persone che agiscono per il nostro territorio da sempre con proposte innovative e a volte anche purtroppo a tutela di questo territorio. Noi siamo stanchi di dover sempre essere vittime di soprusi, di abusi da parte di pochi, che con speculazioni di tutti i tipi
stereotipi stanno uccidendo il nostro territorio, i beni comuni e le speranze dei tanti giovani che ci hanno salutato da tempo. Tanti giovani sono rimasti per combattere insieme a noi e per dare un futuro possibile a tutto il territorio regionale, e vogliamo proporre per la città idee semplici ma concrete che guardino veramente una città intelligente, una città fruibile per le persone. La persona ritorna al centro perché si sente parte integrante di un cambiamento possibile. Anche attraverso il no alla riforma costituzionale. Molto importante, e lo è ancora di più in occasioni come queste, come quelle elettorali a carattere amministrativo, non dimenticare mai la legalità, la giustizia. Io credo che queste riforme siano soltanto veramente un danno per la società, per i cittadini, perché non c'è rispetto della Costituzione. Noi siamo nel comitato a difesa della Costituzione, a difesa di quella che è veramente la nostra unica garanzia. La legalità è un problema serio, lo voglio denunciare in questa occasione e anche in questa campagna elettorale, dove purtroppo ci rendiamo conto che sono ancora tanti gli atteggiamenti e i comportamenti illegali. È molto presente il fenomeno del clientelismo, della minaccia. Noi stiamo entrando nelle case dei cittadini come facciamo tutto l'anno, con la massima sobrietà, perché è un momento difficile, e ciò che conta è quello che siamo tutti i giorni. Siamo persone pulite, oneste, e questo è riconosciuto da tutti, ma abbiamo in mente, in testa, una città del futuro, la città a cui tutti devono guardare con interesse, e per questo chiediamo un consenso.